Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Chieti Pescara a Rete 8. Nella puntata odierna parliamo di capitale umano e più esattamente della valorizzazione dei talenti che sappiamo ha un nesso con l'auspicabile sinergia tra mondo delle imprese, istituti superiori e mondo della università. Da una parte bisogna rispettare le vocazioni dei singoli, ma dall'altra bisogna formare figure che siano spendibili sul mercato. È ovvio che per fare tutto ciò c'è bisogno di una serie di corsi, di formazioni, di momenti di aggregazione, di supporto, informazione e di confronto. In questo senso sappiamo che Confindustria Chieti Pescara è molto attiva. Ne parleremo nel corso della nostra puntata con gli ospiti che sto per presentarvi. Abbiamo qui in studio, torna a trovarci, Mirko Basilisco, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera. Buonasera. E ancora abbiamo Giuliano Del Bocchia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo. Buonasera. Buonasera a lei e ai telespettatori. Da remoto abbiamo Giacomo Sintini, che è un campione di pallavolo ed è anche responsabile commerciale della regione adriatica e della divisione sport di Randstad HR Solutions. Buonasera. Buonasera e grazie per avermi invitato. Bene, questi sono i nostri ospiti, possiamo quindi entrare nel merito della nostra trasmissione e quindi faccio la prima domanda al Presidente Basilisco, che fondamentalmente si va ad incentrare sulla nostra apertura, vale a dire l'introduzione in cui abbiamo parlato delle azioni, del rapporto tra mondo della scuola, mondo dell'università e mondo delle imprese, quali sono le azioni che Confindustria Chieti Pescara sta facendo in tal senso e poi qual è il criterio fondamentale che in questo senso si sta seguendo. A lei, Presidente. Innanzitutto la ringrazio nuovamente per l'invito. Noi cerchiamo sempre di entrare a gamba tesa nelle scuole e nelle università, prima di tutto perché anno per anno purtroppo i NEET aumentano, quindi è fondamentale cercare di seguirli maggiormente. Noi, soprattutto qui con Jack, che saluto, cerchiamo di fare formazione tramite l'alternanza, tramite comunque i gruppi di lavoro che facciamo, portiamo le nostre testimonianze con i progetti che funzionano sempre di più. Quindi proprio a giorni è stato presentato il progetto che cresce maggiormente, cioè Fare Rete Fare Gol, che è un progetto che con le scuole, con gli istituti superiori, per fortuna ha una risposta comunque sempre positiva e le scuole comunque crescono. Siamo attualmente a 30 istituti superiori che chiedono sempre più la nostra presenza. Noi andiamo lì con molto entusiasmo perché comunque i giovani vogliono sapere come mai i giovani riescono a crescere e soprattutto come mai riusciamo a rimanere nel nostro territorio. Questo è fondamentale. E portiamo la nostra testimonianza perché dai giovani abbiamo comunque nuove idee e questo è fondamentale. Poi c'è comunque anche i progetti con le università che cercano sempre di più anche loro di volere da noi nuove risposte ed è fondamentale che rimaniamo qui sul territorio anche delle università del territorio, ma soprattutto l'università del centro, quindi è fondamentale che cresciamo con tutta la Confindustria. Assolutamente, questo è un bel esempio introduttivo. Prima il Presidente ha parlato dei NEET, quindi sono persone che non cercano nemmeno più il lavoro, sono completamente scoraggiate e quindi ha chiamato in causa
come esempio ovviamente virtuoso e come partner il dottore in collegamento, uno sportivo Sintini, detto Jack della Randstad, che ovviamente associa i valori dello sport al mondo dell'impresa. Questo è un must per la vostra organizzazione. Ci dica come tutto ciò prende forma. Assolutamente sì, è con piacere. Intanto saluto Mirko, che è sempre bello incontrare. E, dunque, proprio per esempio anche su questo tema del far squadra, no? Cerchiamo di far capire ai ragazzi attraverso la metafora dello sport quanto possa essere importante mettersi in una rete che funziona, quindi fare rete, diciamo, valorizzare le risorse che sono intorno a noi proprio per fare un gioco di squadra che ci avvicini di più al risultato che vogliamo ottenere. Con lo sport, la metafora dello sport, cerchiamo proprio di creare o comunque di allenare nei ragazzi e nelle ragazze una mentalità che li possa portare sempre di più ad ambire a una, diciamo, una professione di valore, ad ambire a delle relazioni appunto lavorative di valore e soprattutto a instaurare sempre di più in loro la mentalità giusta per potersi formare continuamente. Il mondo del lavoro oggi è sempre più dinamico, sempre più rapido, sempre più anche difficile da intercettare e quindi formarsi continuamente, esattamente come un grande atleta si allena continuamente per rimanere performante, diventa vitale. I progetti, ce ne sono tanti di progetti, ce ne sono tante di situazioni che si possono intercettare. Stare con gli occhi aperti, stare con le orecchie aperte e essere disponibili a entrare in questi tipi di percorsi diventa davvero vitale. È chiaro che le istituzioni e le aziende come la nostra e il gioco di squadra tra le associazioni anche di categoria, come in questo caso con Confindustria, diventano fondamentali per dare a loro delle alternative di qualità e soprattutto di cui loro si possano fidare. Ci fa un esempio concreto di motivazione sul campo? Come riuscite a sollecitare e a motivare questi giovani? Assolutamente sì, cercando di portare a loro degli esempi virtuosi, non con l'atteggiamento di chi vuole a loro insegnare come si sta al mondo, ma portando proprio degli esempi di ciò che noi sportivi, quindi tutti gli sportivi che coinvolgiamo, hanno imparato appunto dalle loro esperienze. Ad esempio, c'è un tema che è molto caro e fa parte di ogni percorso di altissimo livello virtuoso e che è il tema di saper gestire la vittoria e di saper gestire anche la sconfitta. Molte volte si pensa che sia soltanto la sconfitta che può mettere fuori in strada le persone, quindi il successo o comunque una delusione anche momentanea. Invece tantissime volte sono anche i successi a mettere fuori strada le persone perché noi come esseri umani ci sentiamo un po' arrivati, ci sentiamo un po' che possiamo rilassarci e appunto perdiamo il contatto con quello che può essere invece una competizione di alto livello. Decisamente, decisamente, grazie per questo esempio che ci Grazie consente di passare qui in studio dal professor Bocchia per capire, appunto, prima si parlava di giovani, qual è la situazione oggi degli istituti professionali nel nostro territorio, quindi parliamo di Abruzzo, ma non solo, allargando un po' la prospettiva, che cosa accade in Italia? A lei, professore. Diciamo che gli istituti professionali sono un po' una realtà bifronte, perché da un lato rappresentano la normativa più innovativa e recente, sono 5 anni dai regolamenti nuovi che sono usciti, però c'è una realtà pragmatica che va un po' più a rilento e vado a spiegarmi. Innanzitutto alcune considerazioni preliminari. Noi abbiamo sempre la difficoltà nel momento in cui ci incontriamo con le persone a far capire che la scuola è cambiata. Ognuno di noi pensa alla scuola come una specie di monolita, una cosa che sta lì da 2000 anni sempre uguale, invece si trasforma continuamente, per cui la scuola che abbiamo fatto noi ai nostri tempi non è più quella che si fa adesso. Gli istituti professionali hanno delle grandi innovatività, ad esempio ogni ragazzo ha un programma personalizzato, ogni scuola è diversa da un'altra e si deve adattare alla struttura produttiva proprio del territorio. Diciamo un attimo tra parentesi che la scuola abruzzese, anche se noi viviamo sempre un po' di esterofilia anche in termini campanilistici, la scuola abruzzese è un'ottima scuola. Abbiamo il tasso di dispersione scolastica più bassa d'Italia e
ciò dimostra che la scuola è molto accogliente ed è anche una scuola abbastanza aperta. Io conosco benissimo il progetto Fare Rete, Fare Gol, per cui ringrazio Confindustria e dico che lo scopo fondamentale della scuola non è quello di fare buoni studenti, ma neanche di fare buoni lavoratori. Noi dobbiamo fare delle persone che avranno un successo di vita, quindi persone che saranno felici. E questa felicità si dà anche e soprattutto attraverso un'esperienza lavorativa, un'esperienza col mondo del lavoro. Qual è il problema dei professionali? Il problema dei professionali è che in Abruzzo, ad esempio, si iscrive l'8% degli studenti professionali. Perché? Sempre per questo discorso che abbiamo fatto di memoria, no? Com'era la scuola ai nostri tempi, ricorrono adesso 50 anni dalla riforma Gentile, 100 anni scusi, dalla riforma Gentile, si parla sempre della scuola a tre velocità, i licei sono a serie A, poi gli studi tecnici a serie B e i professionali a serie C. Allora giustamente i genitori vogliono che i propri figli vadano a serie C, come sa benissimo Confindustria, invece i professionali rappresentano una scuola che deve adattarsi profondamente al territorio e questo è il punto. Servono nuove figure professionali. Queste nuove figure professionali vanno formate da una scuola che sia a stretto contatto col mondo produttivo, perché la scuola altrimenti viaggia sempre un po' in ritardo rispetto alle innovazioni. E abbiamo bisogno di questa alleanza, di cui parlava il Presidente prima, questa alleanza col mondo del lavoro. Ci ha dato degli ottimi spunti, perché insomma sapere che l'Abruzzo ha il tasso di dispersione scolastica più basso d'Italia è assolutamente un elemento di incoraggiamento. E quindi con questo dato vado dal Presidente Basilisco per capire allora questi giovani come vengono motivati a fare impresa e quali sono le azioni per sollecitare queste risorse. A lei Presidente. Sì, intanto mi voglio un attimo riallacciare al professore sul discorso di tecnico professionale, perché noi siamo stati proprio premiati col bollino verde ITS, perché oggi si parla molto di ITS e questo è fondamentale. Oggi le imprese hanno bisogno di mano esperta, di formazione e quindi si parla molto di ITS e questo è fondamentale. La scuola di formazione è cambiata, tant'è che le dico che io vengo da un istituto tecnico professionale e sono fiero, è vero che noi andiamo molto negli istituti professionali appunto per far capire di quello che è la formazione di oggi rispetto alla formazione di 10-15 anni fa. Per riallacciarmi al discorso, andare oggi nelle scuole e parlare con i giovani, perché? Perché da una ricerca fatta dall'università americana, se non ricordo male, dall'università di New York, post-Covid, il 30% dei lavori di oggi tra circa 25-30 anni non ci saranno più e ovviamente con la mentalità nostra di oggi noi non siamo in grado di valutare quello che ci sarà domani se non ascoltiamo i giovani, quindi ovviamente loro hanno un passo accelerato molto più rispetto al nostro e noi andiamo lì sia per captare quello che è la loro idea, ma soprattutto per avere da loro un feedback diverso. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, perché noi dobbiamo portare a loro l'idea innovativa. Quindi l'idea innovativa la possiamo portare noi, ma la dobbiamo condividere. Quindi dobbiamo condividere con i giovani quello di cui noi abbiamo bisogno, ma quello che loro vorrebbero da noi. Questo è fondamentale. Quindi noi dobbiamo condividere con loro quello di cui abbiamo bisogno, ma quello che loro cercano da noi. Perché altrimenti c'è la cosiddetta idea che i cervelloni vanno via, i giovani, come dicevo prima, continuano a crescere, ma solo insieme riusciamo a trovare la giunzione per far sì che tutto possa restare qui. E noi siamo fieri comunque di portare come giovani, perché la maggior parte siamo giovani di prima generazione, qual è stata l'idea di formare le nostre imprese. E solo così possiamo comunque far capire ai ragazzi di continuare ad avere anche loro la motivazione per creare una nuova impresa. Quindi facciamo capire che c'è la possibilità comunque di restare qui e anche loro di poter creare impresa. È fondamentale e secondo noi loro devono togliersi comunque dalla testa che non c'è possibilità di fare impresa, specialmente sul nostro territorio.
Quindi mi è molto piaciuta questa visione di ascolto e condivisione. Prima diceva il nostro ospite in collegamento che c'era un approccio impostato al dover insegnare qualcosa. Adesso il paradigma è completamente cambiato, Presidente. Ma assolutamente sì. Noi, come dicevo, i giovani oggi hanno un passo molto più accelerato. Cioè abbiamo anche noi da imparare dai giovani, no? È vero che noi andiamo lì cercando di a loro insegnare qualcosa, ma molte volte abbiamo anche noi da imparare da loro. Quindi andiamo lì sperando che loro ascoltino noi, ma è giusto ascoltare anche i giovani. Decisamente. Dottor Sintini, in collegamento, vogliamo un attimo continuare a parlare di modelli dello sport mutuati al mondo dell'impresa che diventano schemi vincenti? Assolutamente sì, e con piacere, e mi aggancio non soltanto a quello che diceva adesso Mirko, ma anche a quello che diceva il professor Bocchia, che ringrazio, agganciandomi al tema appunto della mentalità, sì, ma anche del benessere e della felicità, perché avere delle persone che entrano in un'organizzazione e hanno un certo tipo di stato d'animo, riescono a mantenere un certo tipo di stato d'animo e hanno anche una cura del proprio benessere psicofisico importante, diventa poi fondamentale per raggiungere tutti i risultati, perché sappiamo benissimo tutti che quando stiamo bene e siamo comunque in uno stato d'animo che possiamo definire anche di felicità, è chiaro che il nostro approccio anche al lavoro, allo studio, alla formazione, all'affrontare i problemi cambia completamente. Cosa cerchiamo di fare appunto nelle aziende con lo sport, con i giovani, ma anche con persone che sono in azienda da più tempo? Cercare di allenare una mentalità dinamica, cioè per esempio vi porto questa cosa che nello sport funziona tantissimo ed è allenata fin da quando siamo piccolini. Nello sport ci si allena per migliorare, ok? La giusta mentalità è quella di dire: ok, oggi cerco, io ho giocato a pallavolo, cerco di giocare a pallavolo meglio di come giocavo ieri, e fra un anno voglio giocare meglio di come giocavo adesso, ok? Questo diventa molto importante perché ti permette di mantenere appunto una mentalità dinamica che è volta alla crescita continua. Io non mi alleno per la partita di domenica e basta, io mi alleno per diventare un giocatore migliore. Se noi riusciamo a trasferire sempre di più in azienda con il linguaggio dello sport, che non è la panacea di tutti i mali ma è un mezzo, ok, come ce ne sono tanti altri validi, il linguaggio dello sport è molto semplice, molto diretto, è molto codificato, per cui è facile trasportare alcuni concetti anche complessi alle persone. E l'idea è: cerca di essere ogni giorno un professionista migliore, cerca di essere ogni giorno uno studente migliore. In modo le persone crescono in consapevolezza e anche in autostima. Sintini, ma in un mondo del tutto e subito, dove la sfera digitale ha un peso specifico notevole, e come insegniamo ai giovani, ammesso che siamo in grado di farlo, che bisogna lavorare per obiettivi e che bisogna insistere e che lo sport è fatto anche, soprattutto, di tanti sacrifici? Bravissima, bravissima. Con esempi virtuosi, non c'è nessun altro modo, raccontando le nostre esperienze, raccontando di come siamo arrivati a certi risultati e cercando di fargli capire sempre di più, con anche qualcosa di molto forte dal punto di vista dell'impatto emotivo, che vedere uno sportivo che alza una coppa o che si mette addosso una medaglia è soltanto il coronamento di un percorso, ma c'è tanto tempo invisibile dietro quel risultato, e quel tempo invisibile è allenamento, sacrificio, tempo lontano dalle persone che amiamo, fatica, ok? Non fatica fino a se stessa, ma fatica con un obiettivo, e che c'è anche tanto gusto in quello. Poi quello che cerchiamo di portare, di far portare tanti testimoni al che ingaggiamo, è proprio il fatto di raccontare loro quanto sia quasi più importante ricordare il percorso piuttosto che il risultato finale, perché il bello di fare una carriera sportiva di alto livello è viaggiare, vivere lo spogliatoio, stare con i propri compagni, risolvere problemi o godere anche appunto delle opportunità. Quindi, siccome abbiamo parlato di esempio, ci vuole raccontare qual è stato il suo percorso da atleta?
come si avvicina al mondo dello sport, quali sono stati i momenti magari più ostici, i successi più belli? Wow, ci vorrebbe un giorno intero, però va bene, provo a sintetizzare. Allora, in assoluto, intanto ho iniziato a giocare a pallavolo per puro caso, perché fino a 13 anni io ho cercato di inseguire il sogno del calcio, che io volevo giocare a calcio, e comunque è uno sport che amo, comunque io, a me piacciono tantissimi sport, e quando ero bambino ero appassionato di calcio, volevo giocare a calcio. Poi sono cresciuto tanto in altezza, dal video non lo vedete, ma io sono quasi 2 metri, e perdendo coordinazione, perdendo la capacità di giocare a calcio come prima, ho dovuto cambiare sport. Ho scoperto il mio talento per la pallavolo a 14 anni, poi l'ho coltivato, mi sono allenato con impegno, fino a raggiungere la massima serie, quindi la Serie A, a 18 anni. Da lì per 18 stagioni sono stato sempre in Serie A, ho giocato tanto sia in Italia che all'estero, ho giocato in nazionale, ho avuto vittorie, ho avuto sconfitte, ovviamente momenti belli e momenti più difficili. La vittoria più bella che ricordo è quella dello scudetto del 2013 a Trento, e la sconfitta più cocente forse in una semifinale di Champions League, ma non voglio ricordare nemmeno la data, e comunque ne ho avute tante. La cosa più importante, o meglio la sfida più difficile, più importante che ho affrontato, l'ho affrontata a 32 anni, perché purtroppo diciamo a metà del mio percorso professionistico io mi sono ammalato gravemente di cancro, quindi sono dovuto stare per tanto tempo lontano dai campi, lontano anche dalla vita sana. Anche lì ho sperimentato come tutto ciò che avevo imparato in altri ambiti, la scuola, la famiglia, la parrocchia e soprattutto anche lo sport, mi abbiano dato delle competenze che mi sono state utili anche in ospedale. Alla fine io sono stato fortunato, sono tornato ad una vita sana e sono tornato anche a giocare a pallavolo, e ho giocato altre 5 stagioni ad altissimo livello insieme ai miei compagni. Finita la mia carriera, con la vittoria appunto dello scudetto, che è stato il clou dopo la malattia, ho cercato una nuova professione, è arrivata questa sfida importante con Randstad, e ad oggi io diciamo cerco di fare una cosa in cui credo tantissimo, cioè trasferire dal mondo dello sport competenze che possono esserci utili anche in altri ambiti. Grazie per condividere con noi questa bellissima testimonianza, ho ascoltato con attenzione e ammirazione. Davvero grazie di cuore per queste parole che fanno capire come la tenacia e quanto lo sport e la voglia comunque sia di farcela e di andare avanti siano assolutamente importanti. Grazie Sintini, grazie. Grazie a voi. Con questa bella carica torniamo qui in studio e quindi continuiamo a parlare di giovani, di rapporto tra scuola e mondo del lavoro, e quindi torno dal professor Bocchia per capire meglio e continuare ad analizzare questo ambito. Prego, a lei professore. Non so se notate come siamo in sintonia noi tre. E questo capita spesso quando mi trovo a parlare con personaggi di Confindustria, Confesercenti, con l'AMPA al servizio, sono tutte strutture che ci aiutano. Qual è il problema? Che a livello più di base, quindi quando prendiamo il singolo imprenditore, la singola scuola, c'è una difficoltà di comunicazione, due linguaggi diversi, soprattutto una serie di pregiudizi. Pregiudizi verso la scuola quali sono? Che la scuola è sempre antica e che non si innova mai, e sempre spiega, interroga, il professore non ti capisce, ognuno si ricorda un professore che non l'ha capito e proietta, no? I genitori che vanno a protestare, tante cose. Il pregiudizio verso l'impresa qual è? Questi pensano solo a fare soldi, che non è vero, perché invece hanno un valore sociale di innalzamento della cultura, è incredibile, noi lo vediamo. Quindi ci vogliono appunto Confindustria, Confesercenti, ANPAL Servizi, l'Ufficio Scolastico Regionale, che aiutano in questo dialogo. Abbiamo tanti belli esempi nelle scuole di collaborazione tra mondo del lavoro e mondo della scuola. Ma la scuola va capita. Parlava prima il presidente di ITS, Istituto Tecnico Superiore, che è una sorta di, diciamo, università minore tecnica. Ci sono un sacco di soldi lì. Pensate che un istituto professionale ha più studenti di tutti gli ITS d'Abruzzo e non ha tutti i fondi che ha l'ITS, che sono fondi europei giustamente spesi perché è una nuova strada. Che voglio dire? Voglio dire che il problema delle scuole spesso è un problema di risorse. Ora, noi non vogliamo soldi, però le parole d'ordine sono due. Sono coprogettazione,
perché non si può pensare di andare in una scuola e fare scuola al posto della scuola, né la scuola può pensare di insegnare la mentalità, le skill competence del mondo del lavoro. E ci vuole una condivisione di risorse. Noi, ad esempio, abbiamo proprio con Confindustria abbiamo tentato un progetto per i professionali in cui chiedevamo alle imprese di far parte del comitato tecnico scientifico delle scuole e dare un appoggio come proprio formazione, prima nei laboratori, poi nella alternanza scuola-lavoro, che adesso si chiama PCTO, perché in Italia cambiamo sempre i nomi, non si sa perché. Comunque, dare questo contributo. Alcune imprese hanno risposto, altre no, alcune scuole hanno aderito, altre no. C'è un po' di diffidenza. Dobbiamo cercare di andare oltre questa diffidenza, perché la scuola è una comunità che apprende. Non è una comunità di persone che sanno e vogliono insegnare, come diceva giustamente il Presidente, ma parla sempre bene, quindi è inutile che lo citiamo sempre. È una comunità che apprende, impara dagli studenti, impara dal territorio, ma è una comunità incarnata sul territorio. Professore, lei diceva che la scuola deve cambiare passo e deve comunicare in maniera diversa. Ci fa un esempio? Come? Non la scuola deve cambiare passo e comunicare. Sono due linguaggi diversi, come cane e gatto. Tante volte va l'imprenditore a scuola e dice cose che magari gli insegnanti capiscono in un altro modo. E così al contrario. Ci vuole un po' di tempo, sedersi intorno a un tavolo e vedere qual è la finalità comune. Formare studenti che sappiano entrare nel mondo del lavoro nel modo giusto, diceva appunto Sintini. Felici, gente soddisfatta, gente che ha successo facendo qualsiasi lavoro, gente che sa gestire le proprie emozioni, sa comunicare, sa risolvere i problemi. La scuola non va a insegnare i contenuti, va a dare competenze ormai. Ora, quando ci si siede con calma intorno a un tavolo, quando si progetta insieme, questo risultato è sempre raggiunto, come ci testimoniano tutti i progetti fatti con Confindustria, con ANPAL Servizi, tutti i progetti che fanno le scuole con gli imprenditori del territorio. Il punto, e l'ultima cosa che dico, quello su cui dobbiamo focalizzarci ora insieme, ma utilizzare le strutture, sono due cose. Uno, puntare sulle nuove professioni. Adesso abbiamo tutti i motori elettrici, dobbiamo riconvertire un intero settore di motor che abbiamo in Abruzzo, e abbiamo bisogno non dell'elettricista che fa le tracce, ma di un elettricista che sa gestire un motore elettrico, di bicicletta o di macchina. E l'altra cosa è lavorare sull'orientamento. Orientamento ai ragazzi delle medie. Non può andare l'istituto professionale a dire venite da noi. Sembra, scusate, il mercato delle vacche, no? Io ti compro, siamo i migliori. Deve andare effettivamente la regione, Confindustria, gli imprenditori a dire noi abbiamo bisogno di queste figure. Queste figure si formano lì, i vostri figli possono andare lì e fare questa carriera, che poi sfocia, come ha detto giustamente, negli ITS, che sono il fiore all'occhiello adesso della scuola italiana. Grazie professore. Do la parola in chiusura al presidente Basilisco, un po' per tirare le somme, per lasciarci con un messaggio di buon augurio per queste partnership tra mondo dell'impresa e mondo della scuola. A lei. Chiudiamo il cerchio, ci siamo trovati, come diceva il professore, tutti insieme. La Motor Valley è un altro fiore all'occhiello del territorio, stiamo lavorando su questo, ma oltre a questo quello che interessa è la formazione per il futuro, come dicevo, quindi siamo qui apposta, ma oltre a questo, come dicevo, sulle ricerche, i lavori di oggi probabilmente una percentuale un domani non ci sarà più, ma stiamo sentendo comunque i giovani appunto per farci aiutare a prepararli per il futuro, quindi noi siamo il presente, perché i giovani di oggi sono il presente, ma attenzione, i giovani che oggi sono a scuola non sono il futuro, anche loro sono il presente per noi, quindi chi dice i giovani sono il futuro, mi dispiace, io non sono d'accordo, per me i giovani sono il presente, quindi perché lasciarli lì pensando che sono il futuro rischiamo di perderceli per strada, e quindi i giovani sono il presente, quindi siamo qua apposta e con loro siamo appunto insieme a loro per continuare a preparare la strada. Quindi un presente su cui investire per un futuro più roseo.
Siamo giunti al termine della nostra puntata, ringrazio i nostri ospiti, vado in collegamento per salutare Jack Sintini, grazie per il contributo, buonasera. Grazie a voi, buonasera, un piacere far squadra. Sicuramente. In studio saluto il presidente Basilisco e il professor Bocchia, grazie per essere intervenuti. Buonasera. Buonasera, grazie a tutti. Per la parte tecnica ringrazio la regia di Andrea Di Fabio, ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito, appuntamento alla prossima puntata.